Benvenuti nel mio soggiorno. La pratica di oggi è una pratica di Vinyasa Yoga. Vige sempre la regola del buon senso, quindi fate ciò che sentite piacevole per il vostro corpo. Iniziamo seduti a gambe incrociate, la schiena è eretta, il mento è leggermente piegato verso lo sterno in modo tale che sento il collo in asse con la colonna vertebrale. Appoggio le mani sopra le ginocchia, abbasso le spalle, chiudo un momento gli occhi e mi concedo qualche istante per entrare nella pratica di oggi e vado ad ascoltare il mio respiro. E ad ogni inspiro sento la colonna vertebrale allungarsi verso l'alto. Posso andare ad attivare la respirazione Ujjayi. Sento il respiro farsi più sottile, più lungo, più rumoroso. E questo è un buon momento se desidero porre un'intenzione alla mia pratica, se desidero lavorare su un'emozione in particolare, se desidero raggiungere un obiettivo o dedicare la pratica a una persona cara. Faccio un profondo inspiro e sull'espiro dolcemente apro gli occhi e sull'inspiro crescono le mani verso il cielo, allungo la colonna vertebrale, apro il petto e espiro, scendono le braccia e le mani davanti al petto in Anjali Mudra. Inspiro, cresco, espiro, scendo, seguo anche con il collo il movimento delle braccia, inspiro, cresco, espiro, riporto le mani davanti al petto, l'ultimo. Inspiro, cresco, espiro, porto le mani davanti al petto, lascio la mano destra a terra, inspiro, sollevo la sinistra, espiro, allungo il fianco sinistro, entrambi gli ischi a terra, non sollevo il gluteo sinistro. E inspiro, passo al centro, espiro, vado dall'altro lato. Inspiro, passo al centro, espiro, mano sinistra sul ginocchio destro, mano destra dietro la schiena, spalle sulla stessa linea. E inspiro, allungo, espiro, entro in torsione dall'altro lato. E inspiro, allungo, espiro, sciolgo, porto il peso in avanti, sciolgo l'incrocio delle gambe, mi porto in posizione quadrupedica, andiamo a riscaldare i polsi. Ho le mani fermamente a terra, sotto la linea delle spalle e vado a muovere l'interno dei gomiti verso l'esterno e verso l'interno. Non sposto le mani, sono saldamente radicate a terra. Ho attive le spalle, ho attivi gli addominali in modo tale che non sono collassata dentro la posizione, ma la mantengo in maniera attiva. Ok, ora vado a fare dei piccoli cerchi con il mio busto in senso antiorario e poi in senso orario. Le dita delle mani sono ben aperte sul tappetino. Ok, vado a portare le dita rivolte verso l'esterno e vado a muovermi verso destra, verso sinistra. I palmi delle mani rimangono sempre ben radicati a terra. Ok, ora giro le dita verso l'interno, verso di me, dall'esterno verso l'interno. Ok,
con il busto leggermente avanti e indietro, non devo sentire dolore ai polsi, devo sentire una resistenza del mio corpo. Ok, ora faccio il giro, rivolgo le dita verso di me, ma partendo dall'interno, dall'interno verso l'esterno. E anche qua vado a spostare il peso indietro. Ok, e adesso vado a portare il dorso della mano verso terra, dita verso di me, e vado a muovere l'interno dei gomiti verso l'interno, verso l'esterno. Ok, vado a sedermi sui talloni tenendo le dita dei piedi puntate, forse un po' doloroso per alcuni, se è eccessivamente doloroso sollevo i glutei e poi mi ci risiedo. Ok, e vado a sciogliere i polsi, a ruotarli verso l'interno e verso l'esterno. Intreccio le dita delle mani dietro i glutei e inspiro, apro il petto, avvicino le scapole, il petto che vuole salire verso l'alto, espiro, sciolgo di nuovo, inspiro, apro, espiro, sciolgo, l'ultimo, inspiro, apro, espiro, sciolgo, ok? Vado a portarmi sul dorso dei piedi, sollevo il ginocchio destro. Abbasso, sollevo il ginocchio sinistro. Abbasso, mani in Anjali Mudra davanti al petto, sollevo entrambe le ginocchia. E abbasso e mi porto in posizione quadrupedica, le mani sotto la linea delle spalle, le ginocchia sotto la linea dei fianchi. Andiamo a fare il movimento del gatto mucca. Sull'inspiro sollevo il sacro, abbasso le spalle, avvicino le scapole, mento che guarda in avanti, espiro, sacro che va verso il basso, ombelico che rientra, scapole che si allontanano, mento che va verso il petto. Inspiro in arco, espiro, ingobbo. L'ultimo ed espiro, ritorna il busto in posizione neutra, ho le spalle attive, addominali attivi, punto i piedi, sollevo le ginocchia da terra, basta un centimetro e tengo. Allungo la gamba destra. Spingo con il tallone indietro, come se ci fosse un muro, una parete. Magari c'è anche perché siete a casa e avete uno spazio contenuto. E abbasso e vado con la gamba sinistra. Abbasso, ok, appoggio le ginocchia, appoggio il dorso dei piedi,
Vado ad appoggiare i glutei sul il tallone sui i glutei sui talloni e vado ad allungare le braccia oltre la mia testa nella posizione del bambino. Inspiro ed espiro, un bel profondo espiro e rilasso. Ok, e vado a portarmi nel cane a testa in giù, in Adho Mukha Svanasana, punto i piedi, sollevo i glutei, punto gli ischi verso l'alto, distendo i gomiti, distendo la schiena, sull'inspiro vado sulle punte e espiro, porto i talloni verso il basso, inspiro vado sulle punte e espiro, porto i talloni verso il basso, di nuovo, inspiro vado sulle punte e espiro, porto i talloni verso il basso. Prossimo inspiro, vengo in plank, porto il peso in avanti, le spalle in linea con i gomiti. Se ho bisogno faccio un paio di passettini indietro per portarmi in linea. E tengo, sostengo il mio centro, attivo glutei, attivo cosce, attivo le spalle. Inspiro, prossimo espiro, ritorno in Adho Mukha Svanasana. Porto indietro il peso, porto gli ischi verso l'alto. E prossimo inspiro, ritorniamo in plank e teniamo 5 respiri. 1, 4. E 5, inspiro, espiro, ritorno in Adho Mukha Svanasana. L'ultimo, inspiro, vengo in plank, tengo la posizione, sollevo la gamba destra. Appoggio, sollevo la gamba sinistra. Appoggio, inspiro, sull'espiro, vengo in Adho Mukha Svanasana e cammino, porto i piedi vicino alle mani, aggancio le mani ai gomiti e rilasso la parte superiore del corpo, la lascio cadere verso terra, rilasso le spalle, rilasso il collo e vado ad ondolare un po' a destra, un po' a sinistra. Sgancio le mani, prossimo inspiro, tengo le ginocchia flesse, srotolo la colonna, una vertebra alla volta, fino a riportarmi in Tadasana, nella posizione in piedi. E porto le mani davanti al petto, in Anjali Mudra. Sull'inspiro cresco, apro il petto, avvicino le scapole, e espiro, mi fletto in Uttanasana. Mi fletto a partire dal bacino, inspiro, distendo la schiena in Ardha Uttanasana, espiro, mi porto in plank, la teniamo, 5 respiri. Sentiti libero di andare ad appoggiare le ginocchia, se è troppo, sostenere la posizione completa. E 5, inspiro, sull'espiro fletto i gomiti. Scendo Chaturanga, inspiro, Urdhva Mukha, espiro, Adho Mukha, prossimo inspiro, faccio un passo avanti, Ardha Uttanasana, distendo la schiena, espiro, Uttanasana, mi fletto in avanti, prossimo inspiro, srotolo la colonna, congiungo le mani al cielo, apro il petto, espiro, sono di nuovo in Samastiti. Inspiro, Urdhvastasana, espiro, Uttanasana, inspiro, Ardha Uttanasana, espiro, plank, la tengo 5 secondi. Se fosse troppo potresti decidere di andare a tenere 5 respiri, scusate, Adho Mukha Svanasana invece che plank.
5 sull'espiro, fletto i gomiti, scendo chaturanga, inspiro, urdhva mukha, cala testa in su, espiro, adho mukha, cala testa in giù, faccio un bel passo in avanti, sull'inspiro, ardha uttanasana, distendo, espiro, fletto uttanasana, inspiro, srotolo, urdhva stasana, espiro, samastiti, l'ultimo, inspiro, distendo, espiro, mi fletto, inspiro, distendo in ardha uttanasana, espiro, plank, la tengo 5 respiri. E 5 sull'espiro, scendo chaturanga, inspiro, cane a testa in su, espiro, cane a testa in giù, un bel passo in avanti, ardha uttanasana, espiro, uttanasana, e inspiro, srotolo, urdhvastasana, espiro, samastiti, chiudo un momento gli occhi, prossimo inspiro, vado in Utkatasana, la sedia, fletto le ginocchia, porto i glutei indietro, abbasso le spalle, le ginocchia non vogliono superare la linea della punta dei piedi, e tengo, attivo i glutei, attivo le cosce, inspiro, prossimo espiro, Uttanasana, inspiro, ardha uttanasana, e sull'espiro porto indietro il piede sinistro, appoggio il ginocchio e sono in un affondo basso. Ok, sull'inspiro sollevo le braccia al cielo, sollevo il busto, espiro, fletto i gomiti, li porto al lato del mio busto, inspiro, sollevo, apro il petto, palmi che si guardano, espiro, gomiti al lato del busto, l'ultimo, inspiro, apro, espiro, porto i gomiti vicino al busto, appoggio la mano destra sul ginocchio destro, fletto il ginocchio sinistro e vado a cercare l'aggancio con il piede, e tengo. Inspiro, prossimo espiro, lascio il piede con controllo, scende a terra, appoggio le mani a terra, inspiro, apro il petto, sull'espiro porto il peso indietro, distendo la gamba destra, i glutei che vogliono rimanere in linea con il ginocchio sinistro, non andare più indietro. Se ho bisogno posso portare il piede destro un pochino più avanti e voglio portare il ventre e il petto verso la gamba. Prossimo, inspiro, vengo in avanti, apro il petto, espiro, e vengo in Adho Mukha Svanasana, il cane a testa in giù. Prossimo inspiro, porto in avanti, il piede sinistro lo porto tra le mani, appoggio il piede destro, come prima. Inspiro, sollevo le braccia, si guardano i palmi, apro il petto, espiro, gomiti vicino al busto. Inspiro, apro, espiro. Porto i gomiti vicino al busto, l'ultimo, inspiro, allungo, espiro, riporto i gomiti giù, appoggio la mano sinistra sul ginocchio sinistro, fletto il gomito, il ginocchio destro e aggancio il piede destro con la mano destra. Se ce la faccio, giro la punta delle dita verso di me, gomito indietro, porto il piede verso il gluteo. Inspiro, prossimo espiro, lascio la presa, scende con controllo, appoggio le mani a terra, inspiro, apro il petto,
espiro, ritorno nella Mukha Svanasana, su un inspiro vengo in plank, espiro chaturanga, inspiro cana testa in su, espiro cana testa in giù, passo in avanti, Ardha Uttanasana, distendo la schiena, espiro Uttanasana, prossimo inspiro, srotolo la colonna, Urdhvastasana, espiro Samastiti, e di nuovo sull'inspiro entro in Utkatasana, la sedia, e tengo 5 respiri. 1, 2, scendo con i glutei, se ce la faccio sulla stessa linea delle ginocchia, 3, 4, e 5, prossimo inspiro, allungo, espiro, Uttanasana, inspiro, Ardha Uttanasana, espiro, plank, scendo chaturanga, inspiro Urdhva Mukha, espiro Adho Mukha Svanasana, sollevo la gamba destra, fletto il ginocchio, porto il piede verso sinistra. E poi lascio cadere il piede destro verso sinistra, scendo nei glutei, prossimo inspiro, sollevo il bacino, in Kamatkarasana, Kwaltin, inspiro, espando, espiro, ritorno in Adho Mukha Svanasana con la gamba su e porto il piede destro tra le mani, di nuovo, appoggio il ginocchio sinistro, inspiro, allungo verso l'alto, espiro, mani al petto in Anjali Mudra, giro il busto verso destra e porto il gomito sinistro al di là del ginocchio destro, un twist. Fletto il ginocchio sinistro e vedo di agganciarlo con il braccio destro, con la mano destra. Lascio, con controllo scende, inspiro allungo le braccia verso l'alto, espiro porto le braccia verso il tappetino, inspiro apro il petto, espiro ritorno in Adho Mukha Svanasana, sollevo questa volta la gamba sinistra, fletto il ginocchio, lo porto verso destra, rimango un paio di respiri. E poi porto il piede sinistro ad appoggiarsi a terra, prossimo inspiro, sollevo il bacino, allungo il braccio sinistro oltre la testa, in Welting, Kamatkarasana, inspiro, espando, espiro, scendo il bacino, riappoggio la mano a terra, ritorno in Ekapada Adho Mukha Svanasana, espiro, porto il piede sinistro tra le mani, appoggio questa volta il ginocchio destro, inspiro, cresco, espiro, mani al petto in Anjali Mudra, questa volta giro verso sinistra, entro in un twist verso sinistra. Idealmente vorrei portare le mani al centro del petto. Con controllo sollevo il piede destro, cerco l'aggancio, lascio, scende con controllo, inspiro, cresco, espiro, appoggio, inspiro, apro il petto, espiro. Ritorno in Adho Mukha Svanasana, faccio un bel passo avanti con la destra e con la sinistra, sono in Ardha Uttanasana, espiro Uttanasana, il prossimo inspiro srotolo, Urdhvastasana, espiro, Samastiti, e di nuovo prossimo inspiro sono in Utkatasana, e tengo, e
5, attenzione, da qua vogliamo andare in Navasana, nella barca, quindi vado a scendere con i glutei a terra, appoggio i glutei a terra, sollevo i polpacci. Prossimo inspiro, distendo le gambe, scende il busto. Espiro, chiudo. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. L'ultimo, inspiro, apro. Espiro, chiudo. Porto i piedi a terra. Mi risollevo in Utkatasana. Inspiro, espiro. Uttanasana, prossimo inspiro, distendo. Ardha Uttanasana, espiro, Uttanasana. E prossimo inspiro, srotolo. Urvastasana, espiro, Samastiti. Prossimo inspiro, Utkatasana di nuovo. Porto le mani al petto, in Anjali Mudra. Inspiro, allungo la schiena, sull'espiro voglio entrare in torsione verso destra, quindi il gomito sinistro va al di là del ginocchio destro, cerco di tenere le ginocchia sulla stessa linea, di non portare in avanti il ginocchio sinistro. Posso rimanere qua, come posso andare a cercare Parivritta Kakasana, il corvo di lato, quindi vado a portare le mani a terra, gomiti a 90 gradi, sollevo le ginocchia. Posso rimanere qua o cercare Kundinyasana, distendo la gamba destra e la gamba sinistra. Ritorno in Parivritta Kakasana e ritorno in Parivritta Utkatasana. E prossimo inspiro Utkatasana, espiro Uttanasana. Inspiro Ardha Uttanasana, espiro di nuovo mi fletto in Uttanasana e srotolo al prossimo inspiro, espiro. Samastiti, lo facciamo dall'altro lato, quindi inspiro, Utkatasana, espiro, porto le mani al petto, in Anjali Mudra, inspiro a lungo, espiro, e vado dall'altro lato, ho un mobile un po' puntuto qua, vediamo di non farci male, magari mi sposto, ecco. Ok, posso aspettarmi qua, oppure posso provare ad andare in Parivritta, Kakasana, da questo lato, andare a cercare Kundinyasana, ritorno e ritorno in Utkatasana, mani al petto, inspiro, espiro Uttanasana, inspiro Ardha Uttanasana, espiro di nuovo Uttanasana e prossimo inspiro srotolo, espiro. Samastiti, ok, di nuovo. Inspiro Utkatasana, espiro Uttanasana, inspiro Ardha Uttanasana. Sul prossimo espiro, plank, la tengo. 5 respiri. E 5, inspiro, espiro, Chaturanga, inspiro Urdhva Mukha, espiro. Adho Mukha Svanasana, prossimo inspiro, sollevo la gamba destra, espiro allungo attraverso il tallone, prossimo inspiro porto il piede tra le mani e prossimo inspiro salgo, cresco nel guerriero 1, abbasso le spalle, attivo glutei, attivo cosce, inspiro allungo, espiro, aggancio le mani dietro ai glutei. Inspiro, apro il petto, sull'espiro scende il busto, voglio portare la fronte verso la luce e tengo i nostri 5 respiri, 3, 4 e 5, inspiro, cresco, espiro, entro in Virabhadrasana 2, il piede dietro è a 90 gradi rispetto al piede che è davanti, abbasso le spalle, busto al centro,
inspiro, prossimo espiro, ritorno in Adho Mukha Svanasana. E sull'inspiro vengo in plank e espiro scendo Chaturanga, inspiro cane a testa in su, espiro cane a testa in giù, sollevo la gamba sinistra, espiro allungo attraverso il tallone, prossimo inspiro, porto il piede tra le mani e cresco, Virabhadrasana 1, inspiro allungo verso l'alto, espiro aggancio le mani dietro i glutei, inspiro apro, espiro, scendo il busto. Due, tre, quattro, cinque, inspiro, cresco, espiro, Virabhadrasana 2 da questo lato, abbasso le spalle, quattro, e 5, inspiro, espiro, Adho Mukha Svanasana, sull'inspiro vengo in plank, espiro, scendo, Chaturanga, inspiro, Urdhva Mukha, espiro, Adho Mukha Svanasana, faccio un bel passo avanti, con la destra e con la sinistra, e sono in Ardha, Uttanasana, espiro, Uttanasana, e prossimo inspiro, srotolo, espiro, Samastiti. Andiamo con l'ultimo vinyasa, sull'inspiro, entro in Utkatasana, sollevo la gamba destra e vado a portare la caviglia destra sopra il ginocchio sinistro, vado a portare le mani al petto in Anjali Mudra, scendo con i glutei e appoggio i due gomiti, uno sul ginocchio e l'altro sul piede. Mi posso aspettare qua come posso provare a entrare in Galavasana, quindi porto le mani a terra, ho il ginocchio sul braccio, possibilmente più vicino all'ascella meglio è, aggancio il piede al braccio sinistro, porto i gomiti a 90 gradi e provo a sollevare la gamba sinistra in Galavasana, richiamo, ritorno, prossimo inspiro, sollevo il busto, sollevo il ginocchio destro sulla linea dei fianchi, espiro, entro in Virabhadrasana 3, allungo la gamba destra indietro, apro le braccia, posso portare le braccia, le mani in Anjali Mudra, oppure allungarle, o la finestra, allungarmi davanti a me, posso dare anche un supporto per andare ad aiutarmi il mio guerriero 3. Porto la mano sinistra a terra, sull'inspiro entro in Ardha Chandrasana, apro le anche, allungo il braccio destro sopra di me, gambe attive, petto, busto che vuole guardare verso destra. Posso rimanere qua, oppure posso andare a flettere il ginocchio destro e andare a cercare l'aggancio del piede destro in Ardha Chandra Chapasana. E poi sgancio, ritorno in Ardha Chandrasana con controllo, fletto il ginocchio sinistro, entro in Virabhadrasana 2. Prossimo inspiro, entro in Reverse Warrior, in Parsva Virabhadrasana 2, appoggio la mano destra sulla coscia sinistra, allungo il fianco sinistro. Non perdo il ginocchio, rimane flesso. Inspiro, espiro, prossimo inspiro, entro in Trikonasana, distendo il ginocchio sinistro, entro nel triangolo, petto che vuole girare verso destra, entrambi i fianchi allungati, abbasso le spalle,
prossimo inspiro ritorno in Virabhadrasana 2. E espiro, Adho Mukha Svanasana. Inspiro, plank. Espiro, chaturanga. Inspiro, canna testa in su, Urdhva Mukha. Espiro, Adho Mukha Svanasana. Faccio un passo in avanti. Entro in Ardha Uttanasana, distendo la schiena. Espiro, fletto. E inspiro, srotolo. Espiro, sono di nuovo in Samastiti. Andiamo dall'altro lato. Quindi, inspiro, entro in Utkatasana. Questa volta porto il piede sinistro, la caviglia sinistra sopra il ginocchio destro, mani al petto in Anjali Mudra, porto il sedere indietro e appoggio i gomiti sopra la gamba, flessa. Mi posso aspettare qua o posso cercare Galavasana da questo lato. Appoggio, sono molto vicino alla finestra, appoggio le mani a terra, aggancio il ginocchio e il piede alle braccia, gomiti che vanno a 90 gradi, avambraccio, colonna, cerco l'equilibrio, distendo la gamba. Riporto, ricerco l'equilibrio, inspiro, porto il ginocchio sulla linea dei fianchi, espiro, cerco Virabhadrasana 3 da questo lato. Anche allineate, gambe attive, spingo il muro immaginario. Posso portare le braccia in avanti, allungo la schiena, apro il petto, abbasso le spalle rispetto alle orecchie. Appoggio questa volta la mano destra a terra, cerco Ardha Chandrasana, la mezzaluna. Fletto il ginocchio, aggancio il piede e porto il piede indietro, aprendo il petto. Lascio il piede, ritorno in Ardha Chandrasana, inspiro, mi porto nel guerriero 2. Sono un po' indietro, mi porto in mezzo al tappetino. Ok. Abbasso le spalle, guardo la mano che ho davanti, inspiro, reverse warrior, e prossimo inspiro, trikonasana. Prossimo inspiro, di nuovo, Virabhadrasana 2. Espiro, entro in Adho Mukha Svanasana. Ok, sull'inspiro vengo in plank, espiro, scendo chaturanga, inspiro, Urdhva Mukha, espiro, Adho Mukha Svanasana. E appoggio le ginocchia a terra, appoggio i glutei ai talloni. Ok, andiamo a fare Ustrasana, il cammello. Ho le gambe divaricate quanto i fianchi, appoggio, punto le dita a terra, porto le mani dietro i fianchi, abbasso il sacro, porto il bacino in avanti, spalle che si abbassano, scapole che si cercano, sull'inspiro voglio allungare la colonna verso l'alto. Prossimo inspiro, allungo la colonna verso l'alto, porto il petto ad aprirsi. È un andare a lavorare con il petto, non con la lombare. Lavoro col respiro. Sostengo la testa, non la lascio cadere. Posso andare a sganciare una mano alla volta, andare a cercare il tallone. Porto una alla volta le mani ai fianchi, inspiro e sull'espiro dolcemente sciolgo la posizione, riporto i glutei ai talloni, riporto le mani a terra, inspiro e sull'espiro ritorno in Adho Mukha Svanasana. Abbiamo quasi finito.
Ok, sull'inspiro sollevo la gamba destra, espiro a lungo attraverso il tallone. Prossimo inspiro, fletto il ginocchio, porto il ginocchio dietro la linea del polso destro e il piede dietro la linea del polso sinistro. E vado ad abbassare le anche. Potrei aver bisogno di mettermi un supporto sotto il gluteo destro in questo caso. Ok. Entro nel piccione, abbasso le spalle, avvicino le scapole, inspiro, sull'espiro scende il busto a terra, posso portare la fronte sopra gli avambracci e concedermi qualche istante di riposo, riportando l'attenzione al mio respiro, al mio corpo. Prossimo inspiro, sollevo il busto, ho i glutei attivi, sacro puntato verso il basso, abbasso le spalle, avvicino le scapole. Posso andare a flettere il ginocchio sinistro, andare a cercare la caviglia, il piede con le mani, se ce la faccio aggancio con entrambe. Inspiro, porto il piede indietro aiutandomi ad aprire il petto, espiro, porto il tallone verso il gluteo, scendo con il busto, inspiro, apro, espiro, scendo, l'ultimo, inspiro, apro, espiro, scendo, e inspiro, apro, sgancio la mano destra, giro il busto verso sinistra, vado a cercare la sirena. Mi metto il piede dentro l'incavo del gomito destro, aggancio le mani sopra la testa, inspiro, sull'espiro voglio portare il petto a guardare in avanti. E sgancio, posso andare a cercare il Kapala Raja Kapottasana, il repiccione, andando a, vediamo se ce la faccio, provo le spalle, andando ad aprire e portare il gomito verso l'alto e andando a portare il piede verso la testa verso il piede, e espiro, sciolgo, punto le mani a terra, punto il piede sinistro a terra, sollevo il ginocchio, sollevo il bacino e ritorno in Adho Mukha Svanasana. E qua lo posso andare a pedalare un pochino, andare a sentire la differenza tra l'anca destra e l'anca sinistra. Faccio tutti i movimenti che sento necessari. E poi sollevo la gamba sinistra, allungo attraverso il tallone, prossimo inspiro, porto il ginocchio sulla linea del polso e il piede sulla linea dell'altro polso del destro. E abbasso i fianchi, le anche a terra. Questa volta potrei dover andare a mettermi un supporto sotto il gluteo sinistro. Quello che rimane alzato è che mi fa andare in caso verso sinistra. Ok. Inspiro, abbasso le spalle, porto le scapole vicino tra loro. Espiro, scendo con il busto a terra, appoggio la fronte sopra il dorso delle mani oppure la posso appoggiare a terra. E mi rilasso, qualche respiro. E prossimo inspiro, sollevo il busto, come prima vado a flettere il ginocchio destro e vado ad agganciare la caviglia, se ce la faccio con entrambe le mani, inspiro, porto il piede indietro, apro il petto, espiro, porto il piede ai glutei, scendo, inspiro, apro, espiro, scendo, l'ultimo, inspiro, apro, espiro, scendo.
inspiro, risollevo, vado a cercare la sirena da questo lato, mi aggancio il piede dentro l'interno del gomito, sollevo l'altro braccio, aggancio, inspiro, sull'espiro, voglio andare a portare il petto a guardare in avanti. E posso fare un tentativo di Akapala Raja Kapottasana anche da questo lato, attenti a non andare a forzare sulla lombare, quindi sempre con attenzione nei back bend, rispettando i propri limiti. Per esempio, io rispetto il mio limite da questo lato, non lo farò, mi accontento di fare questo. Questo. Ok, con controllo lascio, scende, punto il piede, inspiro, sollevo, espiro e ritorno in Adho Mukha Svanasana. Sull'inspiro vengo in plank, espiro, scendo, chaturanga, inspiro, urdhva mukha, espiro, Adho Mukha Svanasana e appoggio le ginocchia a terra, appoggio i glutei e i talloni, porto il peso da un lato, libero i piedi e vado a portarmi con la schiena a terra. Divarico i piedi quanto il tappetino, apro i piedi quanto il tappetino e appoggio le ginocchia una contro l'altra e chiudo un momento gli occhi e mi concedo qualche istante. Ok, riapro gli occhi, vado a portare i piedi dietro ai glutei, il più vicino possibile ai glutei, i piedi sono sempre divaricati quanto i miei fianchi e puntano in avanti, non sono a papera, li ho paralleli tra loro. Appoggio le braccia a terra, palmi delle mani verso il basso, porto il sacro verso il basso, sento la lombare aderire a terra, voglio mantenere questa posizione della schiena quando sull'inspiro sollevo il bacino, voglio portarlo sulla linea delle ginocchia, se ce la faccio, attivo i glutei, attivo le cosce, non voglio andare ad aprire le ginocchia, ma le tengo puntando verso davanti. Aggancio le dita, vado a entrare con le spalle verso la parte centrale e vado a sollevare il bacino in Setu Bandha, nel mezzo ponte. E rimaniamo 5 respiri. E 5. Sgancio le mani, riporto le spalle a terra, una vertebra alla volta. Scendo a terra fino a portare il sacro. Ok, rimango qui, ancora non porto le ginocchia al petto. Se ho bisogno di riposare un attimo, posso di nuovo aprire i piedi e portare le ginocchia una contro l'altra. Poi posso ripetere il mezzo ponte oppure posso cercare la ruota, vado a riportare i piedi dietro i glutei. Giro le mani con le dita verso i piedi, sono sulla linea delle orecchie. Sull'inspiro voglio sollevare il corpo. Ok, sacro puntato verso il basso, verso i piedi, e voglio andare ad aprire il petto, portare le scapole a cercarsi. Sempre i nostri 5 respiri, 4 e 5, e scendo, riappoggio la nuca, riappoggio la schiena. E questa volta sì, vado a portare le ginocchia al petto e a ruotare verso destra, verso sinistra. A dare un lieve massaggio alla schiena. E poi vado ad accavallare le ginocchia, me le tengo con le mani e vado a rollare con la colonna vertebrale. Anche questo è molto piacevole, fino a che non mi riporto seduta, seduto sul tappetino. Allungo le gambe davanti a me,
divaricate quanto i fianchi, fletto il ginocchio destro, apro, porto la pianta del piede verso l'interno coscia, riallineo le anche sulla stessa linea, inspiro a lungo, espiro, porto il ventre e il petto verso la coscia, rilasso le spalle, rilasso il collo e rimango 5 respiri. E 5. Inspiro, sollevo il busto, il ginocchio che ho flesso lo apro verso l'esterno, quindi vedete che adesso le anche si sono, sono aperte. Ok, io ho il busto a 45 gradi rispetto alle mie gambe, cioè sono in mezzo. Ok, sull'inspiro allungo, sull'espiro voglio portare il fianco sinistro verso la gamba sinistra, cioè verso la gamba contesa. Posso andare ad agganciare il piede se ci arrivo, se non ci arrivo appoggio la braccia a terra. Voglio portare il petto verso l'esterno, non voglio andare a chiudere le spalle sulla stessa linea. Allungo il braccio sinistro e se ce la faccio posso andare ad agganciare il piede, altrimenti lascio il braccio sopra la testa. Se è troppo il peso del braccio posso sempre portarlo dietro la schiena. E 5, inspiro, sollevo, espiro, al braccio sinistro che va a cercare il ginocchio destro, il braccio destro va dietro la schiena, spalle sempre sulla stessa linea, le abbasso, inspiro, allungo, espiro, posso profondizzare il twist, sempre dove lo sento piacevole. Inspiro, allungo la schiena, espiro, dolcemente sciolgo, riporto la gamba ad allungarsi davanti, andiamo dall'altro lato, magari mi giro da questo per non darvi poi le spalle, vado a flettere il ginocchio sinistro, lo piego verso l'esterno, vado a portare la pianta del piede verso le cosce, riallineo le anche, inspiro, allungo, espiro, mi fletto. Vado ad aprire il ginocchio, la gamba, porto il busto centrale, ok, di nuovo inspiro, allungo, espiro, vado a flettere con il fianco destro verso la gamba destra, se mi dà fastidio il collo posso andare a guardare verso il basso. E 5, prossimo inspiro, sollevo, espiro, il braccio, la mano destra che va al ginocchio sinistro, la mano sinistra al tappetino dietro la schiena. Inspiro, allungo la schiena, espiro, dolcemente sciolgo, vado di nuovo a portare le gambe allungate davanti a me, dischi puntati verso terra, attivo i quadricipiti, attivo i polpacci, piedi in flex, inspiro, allungo, espiro, mi fletto in Paschimottanasana, la pinza.
prossimo inspiro allungo la schiena, espiro dolcemente, sciolgo, vado a portarmi con la schiena a terra, nuca appoggiata, ho spazio sotto le vertebre cervicali, il collo non è appoggiato a terra, do uno slancio con le gambe, vado a portare le mani sotto i fianchi, porto i gomiti verso l'interno, posso rimanere qui con le gambe a 45 gradi e sopra la mia testa. Ok, se no prossimo inspiro, voglio portare le gambe verso l'alto, andare a camminare con le mani lungo la schiena e idealmente andare a portare il bacino sulla linea delle spalle, gambe attive, piedi che puntano verso l'alto nella candela. Poi voglio entrare nell'aratro, quindi scende una gamba alla volta, se i piedi toccano terra, gambe tese, sciolgo le mani, vado a intrecciare le dita, punto gli avambracci, le braccia al tappetino, mi aiuto a portare gli ischi verso l'alto, altrimenti se i piedi non toccano terra continuo a tenere le mani sulla schiena. E 5, fletto le ginocchia, le porto al lato delle orecchie e mi abbraccio le cosce, Karna Pidasana. E 5, posso andare ad aiutarmi con le mani, portare le mani al tappetino, scelgo la mia versione. L'importante è che quando srotolo la colonna il collo sia morbido e segua il movimento della colonna. Una volta che tutta la schiena è a terra, riappoggio il collo, riappoggio la testa, allungo le gambe sul tappetino, vado a portare le mani sotto i glutei, palmi delle mani verso il basso, dorso delle mani verso i glutei, porto i gomiti verso l'interno, punto i gomiti, sull'inspiro sollevo il petto, porto la corona della testa verso terra nel pesce e rimaniamo 5 respiri. Schiena a terra, porto le mani fuori, abbraccio le ginocchia al petto e do un lieve massaggio verso destra, verso sinistra. E poi porto le ginocchia in linea con i fianchi, le tibie parallele, i polpacci paralleli al pavimento, apro le braccia a croce, palmi delle mani verso l'alto, inspiro, sull'espiro porto le ginocchia verso sinistra, idealmente le ginocchia sono sulla linea dei fianchi, le gambe a 90 gradi, ovviamente facciamo quello che sentiamo piacevole, se la torsione è eccessiva posso andare a vedere se portare le ginocchia più verso il basso, più verso l'alto, portare il braccio destro sul fianco invece che tenerlo aperto a croce. Se invece è piacevole, posso andare a poggiare anche il collo verso destra, cioè opposto alle ginocchia. Nel prossimo inspiro riporto le ginocchia al petto e di nuovo do un lieve massaggio prima di andare dall'altro lato.
Quando sono pronta, pronto, porto le ginocchia di nuovo in linea con i fianchi, polpacci paralleli al pavimento, apro le braccia a croce, inspiro, sull'espiro le ginocchia scendono verso destra, vale quello che abbiamo detto prima. Se non ho fastidio al collo, giro il collo nella parte opposta alle ginocchia, se mi dà fastidio posso guardare verso il soffitto oppure verso il lato in cui ho fatto cadere le ginocchia. Nel prossimo inspiro di nuovo raccolgo le ginocchia al petto, vi do ancora un lieve massaggio, vado verso destra, verso sinistra. E poi ultima posizione prima di Shavasana, del rilassamento finale. Divarico le ginocchia, porto la pianta dei piedi verso l'alto, aggancio la pianta dei piedi dall'esterno con le mani. Se non arrivo, se per questo devo rimanere contratta o nella parte alta della schiena e sollevare, vado a prendermi l'incavo delle ginocchia, altrimenti prendo la pianta dei piedi e vado a giocare in Ananda Balasana, andando a portare una alla volta le ginocchia verso terra, oppure entrambi, porto il sacro a aderire bene verso terra, oppure lo alzo da terra, faccio tutto ciò che sento piacevole. Dondolo verso destra, verso sinistra. Ancora e quando sono pronta e pronto, entro in Shavasana nel rilassamento finale. Allungo le gambe sul tappetino, sono leggermente divaricate, i piedi cadono naturalmente verso terra, le braccia lungo i fianchi, palmi delle mani verso l'alto. Faccio un profondo inspiro e un profondo espiro dalla bocca, ancora una volta. L'ultimo, rilascio ogni tensione. Consiglio di rimanere in questa posizione per una decina di minuti. Potete stoppare il video e rilassarvi completamente, rilasciare ogni tensione e sentire il vostro corpo totalmente sostenuto dal pavimento. Siete pronti, comincio ad allungare il respiro, a renderlo più profondo, a rientrare in contatto con il mio corpo, muovendo dolcemente le dita dei piedi, le dita delle mani, ruoto le caviglie, i polsi. Muovo dolcemente il collo, poi allungo le braccia oltre la mia testa e mi allungo, mi stiro, faccio un profondo inspiro e sull'espiro mi corico su un fianco, indugio ancora qualche istante nella posizione e quando sono pronta o pronto, con l'ausilio delle braccia mi riporto seduta a gambe incrociate, appoggio le
Le mani sopra le ginocchia, sento la schiena eretta, il collo in asse e mi concedo qualche istante. Ritorno a concentrarmi sul mio respiro. Attraverso il mio respiro porto l'ascolto al mio corpo. Attraverso il corpo porto l'ascolto alla mente. E infine porto le mani al petto in Anjali Mudra e faccio un profondo inspiro e trattengo l'aria a polmoni pieni. E un dolce lento espiro. Lascio andare, apro gli occhi. Grazie per aver praticato assieme a me. E ci vediamo sul tappetino.